Siamo qui con Emanuele Mastrangelo per presentare Wokeismo, cancel culture e ecofobia, edito da Historica Giulia Legnani, tre minacce alla nostra civiltà. Emanuele, qual è lo stato dell'arte a oggi di questa, di questo trittico meraviglioso che si raccoglie in questo volume? Chi pensava che questa ondata wokeista sarebbe stata una moda passeggera, una solita americanata, purtroppo si è dovuto ricredere. E è arrivata anche da noi, è arrivata la cancel culture, che è il braccio armato del wokeismo. E l'oicofobia si è ancora di più radicata, l'oicofobia è l'odio della propria casa, che è una costante in Italia, diciamo, dal dopoguerra in poi, però si è molto più radicata perché ha fatto proprio anche le ideologie del wokeismo, che gli autori del libro spiegano molto approfonditamente. Il wokeismo è comunque un fenomeno molto complesso, che ha varie radici, vari rivoli che confluiscono in un fiume, il cui colore non è azzurro, e questo fiume è una vera e propria marea di vari tipi di atteggiamenti, di concetti ideologici, per lo più scollegati dalla realtà e del tutto autoreferenziali. Uno dei problemi essenziali, di cui si parla anche nel libro, è proprio il fatto di trovare molta difficoltà nel poter contrastare con le armi della logica, con le armi della dialettica, del civile dibattito, del dibattito democratico, questo tipo di ideologia, perché è un'ideologia che basa se stessa non sulla razionalità e sulla logica, ma su un assunto: io sono offeso. Come sottolineato, questo è un vento che arriva dall'America, ma non è stata la solita americanata, come diciamo noi, di passaggio. Però si è notata una cosa, che in Europa ha preso una forma diversa, anche perché forse c'è stata, da parte anche della cultura, per esempio di sinistra, che in America ha prestato il fianco, ha utilizzato quello strumento e non lo controlla più, perché è evidente, l'ho usato anche in chiave antitrampiana nella campagna elettorale, utilizzando il movimento Black Lives Matter, però non l'ho più controllato, dopodiché una volta che la tempesta è stata fatta esplodere nella società americana. Qui in Europa c'è stata però una difesa maggiore anche da una parte della sinistra culturale, dire: no, attenzione, le parole dei libri non si cambiano, la nostra cultura classica non si tocca, e quindi c'è nella società latina, perché forse nell'Europa latina ci sono degli anticorpi maggiori, secondo te, rispetto alla società anglosassone, perché la Gran Bretagna ha vissuto in pieno la barbarie, chiamiamola per quello che è. Allora, in generale il wokeismo è un fenomeno che ha avuto sta avendo il suo massimo splendore nell'anglosfera, e questo è pacifico, anche perché è un fenomeno che deriva da molteplici rivoli, e questi rivoli hanno avuto la loro fermentazione nei campus universitari americani. Facciamo dei nomi: scuola di Francoforte, la scuola di Parigi, che sì, è di Parigi, ma ha avuto grande influenza oltreoceano, il capitalismo di tipo California, l'ultracapitalismo californiano, che hanno fermentato in un contesto... Il capitalismo immateriale, quello, diciamo, l'ultima incarnazione del capitalismo dove non c'è più il lavoratore, non c'è più il lavoro, hanno fermentato in un contesto che è quello americano, che tutto sommato è per certi aspetti ancora quello della lettera scarlatta, dei padri fondatori, padri pellegrini, che ti mettevano la lettera A dell'adultera. Quindi questo contesto dove si somma il marxismo culturale, cioè la scuola di Francoforte, il maoismo, il trotskismo, intersezionalista, come lo definisce Enrico Petrucci con una icastica definizione che forse è meglio di marxismo culturale. Poi c'è tutto l'intersezionalismo che deriva da questo e che affonda le radici nella scuola di Parigi, Foucault, tanto per fare un nome, e poi il capitalismo, che giustamente nell'ultima, sua ultima incarnazione più estremista, turbo capitalismo, qualcuno lo definirebbe, finanzia abbondantemente e tiene mani questo sviluppo. Quindi l'anglosfera l'ha vissuta. In Europa alcuni di questi fenomeni sono mancati. L'Italia, tra l'altro, è uno dei paesi che in questo momento sta registrando la resistenza maggiore, anche perché noi italiani, per esempio,
prendiamo la canza del calcio intesa come iconoclastia nei confronti delle statue e delle opere d'arte. Noi diciamo per scherzare con Enrico Petrucci, tante volte l'abbiamo detto, in Italia troviamo due eserci romani, ci costruiamo un museo attorno, blocchiamo un cantiere. Quindi da noi è più difficile che acceda, che si arrivino a queste cose. Però questo meccanismo segue come l'acqua le vie di minor resistenza. Quindi negli Stati Uniti era molto facile arrivare alla distruzione delle statue sudiste, poi Cristoforo Colombo... Poi nordiste, perché Lincoln è stato vittima del razzismo. E poi i padri fondatori. Lincoln, bravo Lincoln, colui che ha liberato gli schiavi, è stato adesso le sue statue vengono abbattute. E, dicevamo poc'anzi, perfino Martin Luther King non è abbastanza filo revanche afroamericana sui bianchi, perché poi lo leggerete, il filo conduttore è un revanchismo contro l'uomo bianco, l'uomo maschio bianco. Poi, alla base di tutto, diciamo, c'è un'ignoranza, no? Di base, di non conoscenza della storia di quelle masse, di quelle pletore di individui che gettano le statue. Il caso famoso è quello di in California, di San Junipero Serra, famoso perché era uno che si è battuto per tutta la vita per i diritti degli indios contro gli spagnoli, che si fece dalla California a Città del Messico a piedi, claudicante, per andare dal viceré a difendere la causa degli indios, e la sua statua è stata buttata, colpendo anche molto, perché la prima volta cadeva una statua con una croce in mano. Questo è un altro simbolo, sì, della cattolicissima California, vedere una croce cadere con la statua ha colpito molto. Perché ti dico questo per farti una domanda, tu hai elencato prima i padri pellegrini, i padri, gli adulti, un po' di storia che appartiene al mondo protestante, perché bisogna essere onesti. Ecco, secondo te, da questo punto di vista, la forza e gli anticorpi della società latina, come la vogliamo definire, sono dovuti anche al fatto che il cattolicesimo, la cultura cattolica, che piaccia ad alcuni ammetterlo o meno, comunque fa parte di tutti, come diceva Croce, ha in sé quella resistenza, mentre il fanatismo protestante è celebre per essere... Sì. Sì, il protestantesimo ha avuto il suo momento iconoclasta, chi ha viaggiato nel nord Europa sa che le chiese sono state spogliate, non sono spoglie, sono state spogliate. E le grandi cattedrali oramai non hanno più quelle opere d'arte. Ci sono quelle discoteche in Olanda. Mentre invece noi latini abbiamo una radice che è quella greca e romana, e se poi vogliamo fare anche una differenza teologica, noi siamo più evangelici, loro restano più biblici. Il Dio del Vangelo è un Dio della riconciliazione, del perdono, è un Dio molto mediterraneo. A Palermo si dice "acqua futte futte, Dio perdona a tutti". In questo senso loro ci vedono come dei lassisti, ma è un modo di vivere che ha permesso di costruire la civiltà. Roma dei papi è stata costruita con le tasse pagate dalle prostitute. Quindi c'è una forma di tolleranza che è un riconoscere che il mondo va in una certa maniera e è inutile cercare di contrastarlo, è meglio correggerlo. Invece, purtroppo, la forma mentis protestante spesso e volentieri aspira già a un paradiso in terra, perché tanto per loro c'è la predestinazione, per cui se Dio lo vuole deve avvenire. Però poi questo si trasforma in una volontà di perfettismo, cioè il puritanesimo, un fenomeno che difficilmente poteva nascere nel Mediterraneo. Quindi noi popoli latini, greco-latini, insomma, abbiamo, diciamo, un'elasticità che ci permette di assorbire certi colpi, di incassare. Ecco. Loro invece il colpo lo prendono e fanno un po' il pugile suonato per un po' di tempo. Comunque sono una società dove il puritanesimo è presente ovunque, anche nella sfera politica, nella sfera umana, ci sono delle cose che noi non riusciamo a capire, proprio non le comprendiamo. Ora, in chiusura, questa domanda è del lato obbligatoria: tre motivi per leggere wokeismo, cancel culture e ecofobia. Allora, primo motivo, perché questa, come il sottotitolo del libro dice, sono tre minacce alla nostra civiltà e sono tre minacce efficienti, cioè in questo momento non sono minacce teoriche possibili, il rischio di una guerra nucleare o di uno sconvolgimento ambientale, no, qui stiamo parlando di tre minacce attive, efficienti. Se si potessero misurare col termometro sotto l'ascella, cioè avremmo la febbre a 48. Quindi conoscere i sintomi di questa malattia sociale. Poi,
sì, parva licet componere magnis, cioè a parte il sottoscritto che insomma ho curato, ho scritto anche una parte, però lasciate perdere me, però gli altri autori sono tutti autori penne di primo livello. Noi abbiamo Spartaco Pupo, che tra l'altro è protagonista in questi giorni di un bellissimo attacco alla sua libertà di espressione, docente all'Università della Calabria. E abbiamo Enrico Petrucci, che insieme al sottoscritto ha scritto il primo libro in Italia sulla cancel culture. E abbiamo Francesco Erario, che ha scritto un volume fondamentale sul wokeismo. Insomma, abbiamo delle interviste, abbiamo, scusate, ho dimenticato Raimondo Fabbri, che parla del linguaggio del politicamente corretto. Abbiamo delle interviste fatte da Nathan Greppi a Marcello Foa, a Marcello Veneziani e a Giulio Meotti, che sono persone che si sono occupate di questi fenomeni da punti di vista differenti, ma più o meno tutti giungendo alle stesse conclusioni. Diciamo che questa è una garanzia che forse non abbiamo sbagliato l'impostazione, perché la realtà oggettiva è in alto. La realtà oggettiva, che ne dicano i decostruzionisti, che ne dica la scuola di Parigi, la realtà oggettiva esiste, quando ci sbatti contro il gruppo fa male. E questo era il secondo. Il terzo motivo, essenzialmente, abbiamo detto, rispondendo, il primo è per conoscere, il secondo è perché le firme sono firme, insomma, che meritano, e il terzo motivo è per contrattaccare. Perché il libro vuole essere anche un piccolo manuale di terapia. Leggerete, insomma, l'oicofobia, per esempio, è un chiaro disturbo di mente. È una forma di infantilismo che continua in età adulta. È una malattia di mente. Va combattuta, va contrastata, come ogni forma di disagio, se vuoi vivere bene. E questo, se lo leggerete, vuol dire che volete uscire da questo tunnel, se ne siete dentro, volete che le persone vicino a voi che ne sono dentro ne escano, quindi potrebbe essere, insomma, di una qualche utilità. Quindi, come abbiamo detto, per conoscere e smascherare questa ideologia, leggiamo questo libro e proviamo ad analizzarlo punto per punto. Grazie Emanuele Mastrangelo e grazie a voi che ci avete seguito in questa presentazione.